Oh minchia, com'è zio? Tutto a posto, scemo pagliaccio. Vieni qua che ti corco di schiaffi. Ti faccio un unplan di pattoni. Noi siamo Gavarri. Monto sopra il booster con mio frate Massimino. In giro solo booster, però senza lo scontrino. Scendo l'ignoranza, faccio penne in motorino. E sputo le palline, manco fossi un biliardino. Sono fatto a merda, minchia, panico, paura. Insieme a Giovannino con davanti la questura. Ti scatto di schiaffi, dimmi che minchia guardi. Levati dallo soca perché arrivano i Gavarri. Lei del cardinale, buongiorno. Aspetta che sto finendo di farmi questa sigarettata. Sì. La sigaretta elettronica, come che sì? Adesso fa fico fumarla. Senti, okay. Albergo? Sì, mi dica. Allora, le spiego, io sto cercando un posto per farmi la vacanza spaccatissima quest'estate con gli amici. C'è il mare lì? Sì. Benissimo. A 5 minuti c'è la spiaggia. Ma c'avete dei mezzi che dall'albergo ci portano alla spiaggia o minchia me la devo fare a piedi? Sì, c'è la navetta. Minchia, è nave. Minchia, è nave pesante però, Cioè, mica, quanto cazzo costa sta camera? Certo, adesso le faccio il preventivo, un attimo. Quante persone? Due? Due, sì, due. Ti volevo chiedere, ma quando scendo giù dall'hotel ci sta gente un po' losca, tipo spaccio, droghe, che cioè deve avere tutto comodo, no? C'è un locale dove puoi andare a picchiare le persone, uscire, tornare ma a no, casa, ma tranquillo. No. Spiegami un attimo. Guardi, questo non la posso... Niente, non c'è un cazzo fuori dall'albergo, non sai niente, sei solo tutto l'albergo. Va bene, dai, fammi il prezzo. Dai. Ah, dai. 102 euro. Cosa? 12.102 euro. €12 euro al giorno, un cazzo proprio. Minchia, voglia. Allora te la fermo tutta l'estate. È un 5 stelle lusso, sono 12.102 euro. Quindi è 403 euro a notte. Minchia. Così poco. Facciamo così allora. Facciamo una cosa tipo stile adesso che c'è la crisi. Ti do 4.000 euro. No, guardi, non è un'asta. 5.000, ma proprio così, proprio, proprio perché sono buono, dai. 6.000 allora, ehi! Dai che mi sto perdendo il controllo, pagliaccia! Allora, 6.000, che cazzo stai ridendo? Scema! Guardi, sia leggermente più educato. Facciamo così, ho 7.000 euro e il resto te lo do in bamba. Così siamo... Te la do a te e poi te la vendi, fai quel cazzo che vuoi. Dato la voce mi sembra che sei una che ci sa fare. Ma scusi, ma come si permette? Ho capito, ti stai inebriando. Senti un attimo, quando vengo in albergo, magari che senza fica, magari ci possiamo beccare, vieni su in camera, ti spacco un attimo proprio, ci facciamo una slinguata, una roba da 5-3 minuti. Poi io c'ho la camera lussa, che cazzo te ne frega. Vieni su, minchia, ti spacco tutto. No, guardi. Dai che ti stai ingissando, lo sento io proprio. Ma che ti stai inerpiccando dentro. Un attimino, non siamo abituati. Questa è una, le ripeto, è un albergo 5 stelle lusso. Ma sì, senti. Sono già scontati. Sì. Non possiamo accettare pagamento di nessun altro tipo. No, paghiamo in contanti, no, 9.000 euro e chiudiamo qualcosa con lingua. Che ci stai con la... io interrompo la fuori. Comunicazione. No, non fare così, non te la prendi, ti porto un paio di fiori. Comunque sono Giovannino, te come ti chiami? Guardi, cosa c'è? Io devo lavorare. Oh, ci sei ancora, bastarda? Come bastarda? Che mi stai venendo lì? Giovannino, io sono Giovannone. Minchia, eccoti qua. Senti là, sei il capo te? Sì. Oh. Non fare il gradasso con me, che stavo parlando con la figa. Ripassami la figa al telefono. Senta, ma come si permette? Ma vada a fare in culo. Ma vada a fare in culo lei, minchia, ma lei è un cafone. Tu morri. Sono Giuliana, come posso essere utile? Sono Massimil di Quarto, operatore indiscusso della mala milanese. Come funziona? Devo riservare una stanza che mi si addice. Pensavo fastidio. Che questa fase era già stata superata circa 4 secondi fa. Sì. Cosa posso fare per lei? Prima di tutto ripigliarti, fatti un bipotto, rimetterti in sesto perché ti sento uno straccio. Sono Massimil di Quarto. Ma sei scema di merda. Disorgimento. Sono Giuliana, come posso essere utile? Sei la cadavera che mi ha risposto prima e mi ha messo la cornetta in faccia o sei un'altra? Scusi, posso esserle utile? Sì, ah, meno male. Devo riservare una suite, una stanza per il mese di agosto. Sì, le passo l'ufficio prenotazioni. Yeah, numero 1 sei. Buongiorno, sono Monica. Monica, com'è? T'a posto? Sono Massimo di Quarto. Sei tu che ti occupi di riservare le stanze?
Con chi parlo? Massimino Di Quarto, operatore indiscusso della mala milanese. Non so se mi conosci. Detto anche il visconte di Bambazzone. Non ricordo, come la posso aiutare? Non ricordo. Assolutamente, fissandomi in una stanza per il mese d'agosto. Ho sentito parlare della vostra struttura, mi sono un attimo informato. Com'è la situazione lì? E mi dà delle date? Aspetta un attimo, che sennò sembra dei carabinieri. Prima voglio sentire un attimo com'è la situazione lì. Cioè, com'è l'albergo? Perché ne ho sentito parlare ma non sono mai stato. Com'è la stanza? C'è il marmo? C'è il marmo? Marmo? Ma ah, tanto marmo? Cioè, ce n'è abbondante o poco? Abbastanza. Perfetto, no, perché mi piacciono le superfici belle lisce, sì. Precise. Ma tavoli cristalli, robe? No, allora, le immagini dell'hotel puoi vedere dal sito ufficiale. Vabbè, basta che ci siano superfici orizzontali, perché io ho il vizietto della bamba. Allora ogni tanto mi sveglio la mattina, faccio un pippotto, mezza giornata un pippotto, la sera un pippotto. E sono insonorizzate le stanze, io sento camminare la gente di notte. No, sono insonorizzate. Perfetto, questa è una cosa importante. Quindi se sparo in aria, roba così, non si sente un cazzo. Se sparo in aria. Ma guarda te, uno che non può chiedere mai un'informazione. Ma come cazzo sta la gente? È per questo motivo che le strutture alberghiere in Italia stanno fallendo. Ma poi cosa ci rimane se uno di noi spara in aria? Uno va in vacanza per farsi i cazzi suoi. Non pare che io pago la stanza e sparo anche verso Sofì. Vabbè, prenota tu, va. Ti scarico gli schiaffi. Dimmi che minchia guardi, le mani dall'ottanta perché arrivano i tuoi.